raccontare. Intanto che per come avviene questa comunicazione, Sì. questo annuncio, perché senz'altro è un annuncio che è come il terremoto, no? Nella tua vita. Sì. Però per quanto mi riguarda, a me questo annuncio è stato dato con un abbraccio da un medico meraviglioso, veramente, una persona splendida, una persona che ha sofferto tanto nella sua vita, ma che in quel momento mi ha abbracciato e mi ha detto: non aver paura, lotteremo insieme. Perché non sempre i medici sono sensibili No, qualcun altro, e anche questo è anche alle storie di raccontato. qualcuno. Qualcun altro, dopo aver dato con molta meno calore la notizia, ha anche detto: ma per piacere, se deve svenire, vada di là che c'è l'infermiera. Perciò le esperienze Che c'ho clienti che aspettano. sono state decisamente Ah. diverse. Però ecco, la speranza va proprio coltivata e da Sì. subito, e se qualcuno te lo ricorda, te lo trasmette anche appunto con un Attraverso. gesto, con una modalità, con un accompagnarti per mano, ecco che allora questa speranza diventa proprio un attender certo, come No, ma diceva Dante, no? io credo che sia proprio l'associazione abbia proprio questo Questo, obiettivo. Il primo obiettivo è quello di certo. immediatamente aiutare a trasformare una disperazione. Subito, Del resto perché uno. da disperazione e speranza ci vuole, ma intanto più o meno a trovare qualcuno che coglie la tua disperazione e piano piano poi Uno ti dei aiuta. gesti proprio che poi facciamo anche fisicamente nel momento in cui ci ritroviamo su un palco è proprio quello del tenerci per mano. Perché è un gesto semplice questo, ma che trasmette tutta la tua vita, ecco, ti fa sentire in compagnia degli altri e ti dà la forza comunque per andare avanti. Perché poi tante riflessioni sono venute poi di conseguenza, si tratta di ricominciare a rifocalizzare la vita e a riconoscere che comunque è il dono più grande che abbiamo avuto e non sarà certo il cancro a fermarla. Sì, Non sarà proprio quello, perché si muore più di una vita mal spesa, ecco, che non di una malattia che comunque sarà sempre curabile. Magari non si potrà guarire, ma curare si potrà sempre. Ecco. è che il coraggio è di riposizionare la vita, no? Si dice, adesso la devo posizionare su altre sicurezze, no? Certo. Perché quello è, secondo me, quando uno poi riesce a riposizionarla, dopo è che quando succedono certe cose ti manca tutto, Crolla e comunque esperienza comune anche delle mie sorelle Griot è proprio quello di ricollocare una nuova nascita. Sì. Per assurdo. La malattia così temuta è anche quella che ha impresso poi alla tua vita una ricchezza, uno stimolo, una forza, un'energia che io per prima non avrei proprio mai Avreste considerato. mai pensato Mai, d'avere? mai, mai. Come non puoi programmare la malattia, così non avrei potuto programmare un'energia che a questo punto senti anche dover mettere a disposizione, che non è più soltanto tua, ecco. No, ma ci sono ti e poi ti fanno tirar fuori, ma anche nella gente che hai vicino, dici, domanda, diamine, dove ce l'aveva farina sta roba? Sì. Bisogna proprio avere malattie così per tirar fuori il meglio di noi. È una frase che mi diceva un ragazzo di 18 anni, che se lui ne avesse avuto, dice, se io non avessi avuto la disgrazia che ho avuto, non avrei mai pensato di aver dentro quello che ho. E allora dico, porca loca, ma è possibile che debba succedere o no? Ma è un'esperienza comune, è un'esperienza Adesso. veramente che abbiamo talmente condiviso che non possiamo poi che annunciare. Ecco, e cercare, a questo punto diventa una testimonianza, no? Sì. Oltre che un annuncio, ma proprio per far ritrovare la forza e la gioia della vita. Proprio. Ma pensa se la gente riuscisse a capire dentro quante potenzialità, senza bisogno che arrivi il capito, e tirasse fuori quello che di bello ha, pensa.
Ecco, Che razza, meraviglioso, è vero. come sarebbe straordinario il mondo, no? È vero. E devo dire anche questa cosa, che naturalmente l'esito non è sempre Va bene. fausto, ma quando pure mi è capitato di accompagnare una carissima amica eppure nelle sue parole, nei suoi occhi, nella sua voce, nel suo dire mi sento accucciata ai piedi della croce. Però era talmente consapevole che non era invano quella sua esperienza che mi fa dire davvero la vita di Enrica è ancora qui, è continua ed è di forza per tutte noi, ecco. Quindi adesso siete stati, dove avete fatto la vostra, dove l'avete raccontata la vostra, in Ah, quali l'abbiamo teatri? In raccontata anche all'estero, anche a Budapest. italiano? In italiano avevamo dei sottotitoli in inglese, ma c'era un convegno sull'educazione terapeutica ed eravamo stati chiamati proprio per portare questo tipo di esperienza. Poi, vabbè, a Milano, in diverse realtà, anche all'Istituto dei Tumori, all'ospedale alla Pio X, siamo state a Lucca, a Pesaro, a Matera, siamo state. Veramente, Ma 27 volte l'abbiamo già quindi sarà un ripetuto. canovaccio che ha più o meno un titolo, poi ognuno fa parlare il cuore o no? Che si rifà Quindi ogni volta sarà nuovo o no? alle nostre storie che sono state pubblicate, a cui è stato dato proprio l'itinerario che abbiamo vissuto tutte dal momento, a partire dalla nostra quotidianità, a un certo giorno la diagnosi. Un certo giorno cominciare a doverlo affrontare con la famiglia, con i figli, con gli amici, con la realtà del lavoro e poi tutto il percorso dell'intervento chirurgico, delle terapie, a volte delle ricadute, ma per arrivare proprio a quel momento in cui il medico può anche dirti, signora, la cura è finita, può ricominciare Come si dice, vada a in pace. vivere. Com'è, che cosa hai? Vediamo se hai rispettato, perché tu da maledetto come sei, cosa hai No, no, ho fatto una combinato. cosa carina, ho fatto queste donne come se fossero una manifestazione col cartellone davanti con scritto cancro, no, grazie. E poi canto una canzone, benché siamo donne, paura non abbiamo. Insomma, se devo dirti, siamo più noi uomini che abbiamo paura. Infatti È vero. nel nostro Infatti gruppo sono tutte donne, sì, siamo mi sono. tutte donne, anche se non sappiamo bene che questo annuncio dobbiamo farlo ai nostri fratelli maschi. Mi sono. È una domanda che se era una scelta che avete fatto No, no, oppure no, no, perché no. no, A i maschi non quel compaiono. primo incontro, a quel primo invito non si è presentato Dato neanche un nessuno. uomo, ma questo non vuol dire non Quindi la prendersi prossima per volta mano. verrai qui con qualche fascicolo di uomo. Va D'accordo. bene? Grazie, Grazie a te, grazie, grazie, grazie. grazie. Ciao.